Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Alleluia, alleluia, il miracolo è avvenuto, miracolo, il Napoli ha vinto la partita. Grazie Dio, grazie Gesù, grazie, grazie. Abbiamo vinto una partita, dopo 2 mesi e mezzo, siamo riusciti a vincere una partita. Grazie Gesù, grazie Dio. E mi ero dimenticata che cosa si provava l'ebbrezza, che cosa si provava l'entusiasmo, la gioia di festeggiare una vittoria, di festeggiare i 3 punti. Mi ero dimenticata proprio cosa si provava quell'ebbrezza della vittoria, di vincere 3 punti, di festeggiare, quella sensazione, ecco. Ed è molto bella, perché vogliamo dire che vincere comunque è molto bella, ecco, diciamo. E che dire per il resto? Sassuolo-Napoli 1-2. Sassuolo-Napoli a Reggio Emilia in casa del Sassuolo al Mappei Stadium, e a Sassuolo abbiamo vinto per 2-1 con la squadra di De Zerbi. Napoli erano anni, Napoli che non vinceva in casa del Sassuolo, andiamo a vincere proprio adesso che Napoli sta ucciso, che stiamo veramente rovinati. Quindi pensate un po' come la vita è strana. E vittoria di carattere, vittoria di cazzimma, vittoria di palle, di anima e cuore. Non vedevo un Napoli con anima e cuore da 2 anni. E un Napoli che nel primo tempo ha fatto un primo tempo orribile, horror, e un secondo tempo molto buono, anche se molto buono comunque nel complesso. Ci siamo divorati tanti gol, un rigore non dato sui sai, perché dobbiamo dirlo, io non sono una che si appoggia mai ai rigori, mai agli arbitri, mai. In tutte le partite del Napoli mi ha fatto quando i rigori erano colossali. Però c'è da dire che l'ennesimo rigore non dato a Napoli da quando Mertens a Firenze, no? Gli hanno dato rigore che non c'era su Mertens, perché non c'era, ma neanche quello su Zielinski c'era, perché con la mano era involontario. Comunque, non ci hanno più dato un rigore a favore quelli che c'erano, perché comunque sui sai la trattenuta era molto evidente, non andarla neanche a vedere al VAR, quando poi hanno annullato giustamente un gol ieri a Kayon perché si è in fuorigioco anche di poco, di una scarpa di 1 cm, giustamente annullato. Poi non va a vedere al VAR un rigore sui sai. Vabbè, lasciamo perdere. L'ennesimo errore arbitrale comunque. Detto questo, il primo tempo siamo andati sotto al 29esimo con gol di Traoré del Sassuolo. Si chiude il primo tempo 1-0 il Sassuolo. Sinceramente, anche sul gol, un po' Mario Rui, un po' Meret, perché comunque forse qualcosina un po' si poteva fare, però anche Mario Rui, ma proprio tutta la difesa, hanno rimasto troppo spazio a Traoré. E quando è finito il primo tempo, il mio pensiero è stato: ne manco oggi, vinciamo e vinciamo domani. E io ho detto l'ennesima sconfitta, perché ho visto un bruttissimo Napoli nel primo tempo. Un primo tempo horror, dove ho visto una squadra lenta, svogliata. Un centrocampo tra Fabian Ruiz e Zielinski orribile. Ho visto solo un grande Allan. Allan ha fatto una grandissima partita generale. E nel primo tempo anche ho detto in centrocampo salvo solo Allan. E recuperava palloni, ci metteva cazzimma, carattere, giocava. Zielinski e Fabian Ruiz, due morti viventi. E poi arriva il pareggio di Allan, infatti nel secondo tempo al 57esimo, un bellissimo gol di Allan, si è girato, ha messo bene in angolino, complimenti Allan. E devo dire la verità, sull'1-1 ho detto a me, male che vada, portiamo un pareggio, per come si era messa la situazione, comunque meglio che perdere, anche se un pareggio non toglieva nulla, perché comunque un pareggio, o perdi o pareggi come stava il Napoli, a quel punto non ci cambiava nulla. Bisognava vincere, che non si vinceva da 2 mesi, per dare fiducia alla squadra, a Gattuso e all'ambiente, ai tifosi. Comunque, vincere aiuta a vincere. Ecco, diciamo così. Serviva per l'anima. E siamo riusciti a vincere, perché al 94esimo, mancavano 30 secondi alla fine, Elmas, che poi non ha segnato Elmas, era un'autorete del giocatore del Sassuolo, Biang, mi sembra. Però Elmas probabilmente ci arrivava lo stesso con la testa. Ha fatto un miracolo. Il giocatore di Sassuolo stava facendo un miracolo per poterla salvare. Quindi volendo Elmas si è segnato. Bravo comunque Elmas a farsi trovare pronto. La partita è cambiata nel momento in cui sono usciti due morti a
Fabian Ruiz e Milik. Milik probabilmente sì, non ha fatto un grandissimo primo tempo, però Milik comunque nel complesso la partita la stava facendo. Io avrei tolto sinceramente Insigne, avrei messo Lozano per dare ancora più in fase offensiva una spinta in più, e avrei tolto il morto di Insigne. Milik sì, non ha fatto granché, però comunque Milik poteva comunque avere un lampo di genio, fare un tiro a porta. Comunque Milik poteva, diciamo, avere qualche sprazzo. Insigne no. Ovviamente quando cambia Insigne, ogni volta che cambia Insigne succede il 48, perché Insigne gli parte l'embolo, ecco, quindi succede un putiferio. Però l'avrei cambiato Insigne ieri, perché anche ieri Insigne nei 90 minuti non ha fatto nulla e non mi piace, sinceramente non mi piace il modo che gioca. Secondo me non è un capitano, perché il capitano fa tutt'altro, sia a livello di spirito, anima, sia a livello di gioco. Insigne a me non piace. Detto questo, nel complesso, un Napoli per la prima volta veramente ha dimostrato carattere, cazzissima cattiveria. La prima partita vinta da Gennaro Ivan Gattuso, il nostro ringhio, la prima partita vinta per lui da allenatore del Napoli, dopo la sconfitta col Parma a San Paolo, e abbiamo cominciato a ringhiare, ecco, diciamo. E ovviamente, a parte la vittoria, comunque c'è da dire che dobbiamo molto lavorare, bisogna lavorare tanto, perché comunque la vittoria non cambia che abbiamo giocato 50 minuti, horror, la vittoria non cambia che il Napoli ha molto da lavorare in fase difensiva e centrocampo, perché comunque dove non arriva il Napoli che gioca male, una tosse incredibile, dove il Napoli non arriva perché gioca male, arriva anche la sfortuna, gol divorati sotto porta con Mertens da schiaffi, Mertens si è divorato di tutto, Careon anche se è divorati, Mertens due errori da porta vuota, da schiaffi Mertens, a me Mertens non è piaciuta la sua prestazione, da schiaffi. Milik a me ha fatto l'assist per Allan, già ha fatto qualcosa, Mertens irritante, si è mangiato di tutto. E Caion anche lui. Poi abbiamo preso Traverse e Pali, il rigore non dato, un'altra partita so che si stava mettendo malissimo. Veramente ringrazio il cielo che l'abbiamo vinta anche al 94esimo, e anche meglio che l'abbiamo vinta al 90esimo, perché vincendo al 90esimo e 94esimo in zona Cesarini puoi dare, come si dice, quell'entusiasmo in più alla squadra. Infatti quando abbiamo vinto, Gattuso, la panchina, Vicino Giuntori, il nostro dirigente sportivo, tutta la panchina, tutti i giocatori, Caione, Mertens, Insigne, Di Lorenzo, tutti quanti ad esultare, saltare in aria. Mi è piaciuto molto, perché mi sono commossa, perché per la prima volta in 2 anni ho visto una squadra con cuore, anima, cazzimma, carattere, tutti uniti, cosa che mancava da tanto tempo. Mi sono commossa, pure perché non vincendo da 2 mesi e mezzo, e era una vittoria veramente molto molto sofferta, una vittoria molto cercata, che a parte che doveva venire per forza così, perché una vittoria del Napoli dopo 3 mesi doveva per forza venire abbastanza sofferta e con molto spirito. Siamo napoletani e noi le cose facili non ci piacciono, e ci piace sudarle, quelle cose la siamo sudata. Il Sassuolo ha giocato un grande primo tempo, il secondo tempo il Sassuolo è calato fisicamente e mentalmente. Dopo il gol di Allan, il Sassuolo è crollato, poi c'è da dire anche che il Sassuolo è crollato anche fisicamente, perché nel secondo tempo il Sassuolo non ha fatto nulla, ha avuto qualche sprazzo, però comunque è stato un dominio del Napoli. Il primo tempo ha dominato il Sassuolo, c'è molto da lavorare, e io non so se Gattuso è la persona giusta, perché non so se Gattuso può essere l'allenatore giusto, perché Gattuso da cuore, cazzimma, cattiveria, grinta, li fa filare, li mena, e li fa filare, eccetera, eccetera. Però a livello tecnico-tattico non so Gattuso quanto possa essere utile al Napoli, quindi io non lo so se a giugno rimarrà, non so dove ci potrà portare Gattuso, perché comunque è molto acerbo, gli manca molta, secondo me, gavetta, e lo vedo un po' acerbo a livello tecnico-tattico. Poi, che se con la sua cattiveria, ragazzi, ma quale carattere ci possa portare a fare grandi cose e arrivare in Champions, quarto posto minimo, e passare il giorno di Champions, me la vedo molto dura. E vediamo, e c'è anche la Coppa Italia da fare, non so, quindi comunque anche la Coppa Italia sembra facile, ma non è, c'è la Juve, la Lazio, Inter, quindi ma vediamo. Che dire, e sono contenta perché almeno abbiamo finito questo 2019 con una vittoria, non ci siamo intossicati Natale, cosa che io avevo molto molto paura. Ho detto, ma ci intossichiamo Natale, noi tifosi del Napoli, ho detto, ma l'ennesima sconfitta, non si vince da 3 mesi, l'ambiente è depresso,
ringraziando al cielo è andato tutto bene. E la partita è cambiata quando sono entrati Mertens e Elmas. Fabian Ruiz, io lo chiamo la ballerina di Siviglia. Fabian Ruiz io lo chiamo manichino. E Fabian Ruiz è morto che cammina. Me l'hanno fatto vedere un video che l'arbitro in una ripartenza correva più di Fabian Ruiz. Io non metto in dubbio Fabian Ruiz, che ha delle grandi doti, può darsi che in un'altra squadra sia, diventi un fenomeno, però attualmente in 2 anni nel Napoli ha fatto poco nulla, è lento, sembra un cammello, la ballerina leggera, non fa nulla. Ecco, penso che a Napoli sia un grande centrocampista regista che costruisce il gioco, che corre, fa l'azione, tira a porta e segna, perché comunque non sono abituati ai centrocampisti, Hamsik e Jorginho, che segnano molto. Ruiz, Fabian, non segna nemmeno tanto, quindi una buona offerta a giugno lo venderei. E Zielinski anche non ha fatto granché ieri. Il centrocampo è un po', diciamo, il nostro punto debole, perché ci manca un regista, un centrocampista buono. Venderei Fabian Ruiz e comprerei un altro a giugno, e comprerei anche un altro comunque di riserva recente. Ci mancano i terzini, devo dire la verità. Di Lorenzo è stato uno dei migliori acquisti che abbia fatto il Napoli, ha fatto una grande partita, ma in generale Di Lorenzo veramente è molto forte. E Isai, devo dire che nonostante Isai gioca poco e probabilmente se ne andrà a gennaio o giugno, Isai ha fatto una buona partita. Luperto, da quando Luperto è uscito, da quando Luperto, diciamo, è stato sostituito per infortunio, Napoli ha giocato meglio in difesa, perché devo dire la verità, Luperto a me non piace come difensore. Infatti appena è uscito Luperto abbiamo giocato meglio in difesa, Maximovic è squalificato, Koulibaly infortunato, e abbiamo giocato meglio da quando è stato uscito Luperto, che a me non piace molto. Fabian Ruiz vuole, Mertens si è divorato tutto, non ha giocato bene. E io Mertens e Kayon l'ho visto, ho visto risultare tantissimo Mertens e Kayon al 90esimo, e hanno risultato tantissimo tutta la squadra. Mertens e Kayon, se rimarranno o no a gennaio non lo so. Mertens, c'è il Borussia Dortmund, c'è l'Inter, tante squadre, se rimarranno. Kayon, c'è la Cina, e non lo so se rimarranno entrambi a Napoli, e hanno tante offerte. E l'ho visti tanto esultare e sul gol del 2-1, quindi può darsi che hanno trovato fiducia di uno in Napoli, forse vogliono restare. E si parla che Mertens il rinnovo non l'ha accettato alle cifre che vuole il Napoli. Vediamo un po', diciamo, come vanno le cose, se Mertens cambia idea. In entrambi i casi, di Mertens e Kayon, sono contenta se rimangono, però se per loro il ciclo a Napoli è finito è giusto che vadano via, però ovviamente vanno sostituiti bene, e secondo me non vanno venduti in Italia né Kayon né Mertens per rinforzare l'altro. E vediamo un po' se rimangono, perché comunque scade il contratto a gennaio. Per il resto Insigne a me non convince, perché per fare il capitano secondo me ci vuole molto di più, anche le sue prestazioni, e dobbiamo comprare un terzino decente, perché da Goulam, sai, e Mario lui comunque quello che è. E ragazzi, chiudiamo questo 2019 con una vittoria finalmente, e speriamo bene, speriamo quest'anno almeno di qualificarci nelle prime 4 posizioni, al 4° posto, per andare in Champions, e se facciamo un girone di ritorno impeccabile forse possiamo arrivare quarti. Se intoppiamo ogni tanto rischiamo anche di non arrivare quarti. Speriamo bene nel miracolo. Con il Barcellona secondo me siamo spacciati, lì ci posso aiutare solamente su San Gennaro, non San Gattuso. E secondo me in Coppa Italia anche è dura, vediamo un po'. Dopo la sosta c'è Napoli-Inter, secondo me l'Inter sta meglio di noi mentalmente e fisicamente, quindi secondo me vinceranno loro, perché un pareggio proprio se Napoli fa una partita esemplare, perché stanno meglio di noi fisicamente e mentalmente. Detto questo, godiamoci questo Natale e queste feste, perché stava diventando un calvario in Napoli. Può darsi che non andiamo in Serie B, speriamo di non andare in Serie B a questo punto, perché comunque 40 punti ancora li dobbiamo fare. Detto questo, forza Ligno, forza Gattuso, forza Napoli sempre, e buon Natale a tutti. E come dico sempre io, Merry Elmas and Happy New Allan. Merry Christmas, Merry Elmas, Happy New Allan, Happy New Year, che diciamo questa battuta squallida, però bellissima. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, sempre forza Napoli, forza Ligno. Abbiamo cominciato a ringhiare, forza Napoli sempre, forza Gattuso, e ci voleva questa vittoria, anche mentalmente, per noi, per la squadra. Speriamo di essere uniti. Ciao a tutti ragazzi, da Alessa, napoletana 91, ciao a tutti ragazzi.